tutti e ben ritrovati sul mio canale. Oggi video tutorial in collaborazione con l'azienda Globeland. Vi mostrerò come realizzare delle velocissime confezioni bijou. Tutorial appunto smart. Vi mostro il materiale occorrente. Allora, con questo codicino utilizzerò la gomma crepla o Eva glitterata. Ci ho preso in azienda, poi ci occorreranno forbici, penna, colla e righello. Mi sa che possiamo partire subito con il tutorial. Questo foglio misura 30 centimetri e stabilita la larghezza, che sarà di 12 centimetri, vado a segnarmi con la penna appunto un punto, scusate non si vedeva, punto qui e punto qui, metto 12, ok. Traccio la linea, se non vogliamo segnare la gomma con la penna, possiamo fare un segno anche con delle forbici. Io ho anche il tagliabalze, ma siccome sono sul tavolo di lavoro preferisco non segnarlo, dato che il tappetino non ce l'ho. Quindi vado a tagliare. Striscia tagliata, adesso cosa vado a fare? Dalla parte più stretta del foglio mi vado a ricavare due rettangoli della misura di 6 centimetri. Quindi segno 6 sopra e 6 sotto, cioè al contrario. E anche i rettangolini sono due, quindi un altro e un altro in questo modo. Come ho fatto prima, segno. E ritaglio e ci troviamo dopo. Questo è il risultato, quindi avremo due pezzettini da 6 centimetri per 8, che sarebbe praticamente la rimanenza quando noi abbiamo tagliato 12 centimetri della larghezza del nostro foglio. Quindi avremo poi un altro foglio che sarà della lunghezza, della larghezza, lunghezza tenda, scusate, per 12. Ok. Adesso vado a calcolare più o meno, non più o meno, in realtà i due pezzettini andranno attaccati così, quindi vado a segnare intanto la metà di questi, in questo modo. E adesso li vado ad incollare. Non è che serva poi tutta questa precisione, vado a mettere la colla qui, potete utilizzare benissimo la colla a caldo, io mi trovo bene con questo attaccatutto perché l'effetto è come quello della colla a caldo, ma semplicemente più veloce da utilizzare, non devo mettere a riscaldare la pistola, a me questa cosa mi dà veramente molta noia e poi non sopporto tutti i filetti, quindi facciamo aderire la colla qui e metto anche della colla da questa parte. Più o meno mi regolo con l'altezza utilizzata per quei lembi lì, per quel lembo lì, scusate, e faccio così.
Aspetto che asciuga un po', non ci metterà molto ad asciugare. E poi farò praticamente in questo modo, piegando questa parte. Utilizzando ancora un filo di colla, qui è un filo di colla, qui e vado a chiudere il mio portabijou. Lo sistemate. Ok, qui ci siamo e qui ci siamo. Dobbiamo solo aspettare mettendo delle mollettine in questi due lati. Io ho dimenticato di prepararli, quindi un attimino metto il tubetto della colla da un lato, queste forbicine. E mi vado a prendere le mollettine, aspetto che asciughi e ci troviamo dopo. Bene, non c'è stato bisogno neanche di prendere le mollettine, infine, e sono contenta così non si è segnata la gomma. Allora, diciamo che non è asciuttissimo, però mi scoccio ad aspettare, quindi voglio farvi vedere subito la fine di questo tutorial. Questo è il nostro pacchettino, dove andremo a mettere la nostra creazione per la confezione regalo. Abbiamo delle opzioni: o utilizziamo sempre con lo scarto della gomma Eva il supporto per andare a mettere gli orecchini, oppure come faccio io utilizzo i miei cartoncini per gioielli. E adesso vi faccio vedere più o meno. Aiuto, ho messo male la vite. Come vanno confezionati i bijou? Parliamo di una confezione regalo, quindi dobbiamo fare la figura. Allora, tool arancio nel mio caso, bigliettino da visita, posso sceglierlo di metterlo così o preferisco metterlo in questo modo. Vado ad inserire gli orecchini dentro. Così. Qui un talloncino handmade se vogliamo e vado ad inserire gli orecchini nella bustina in questo modo, così. Qui andremo a chiudere con un nastro. Io ho scelto questo qui, che mi va a spezzare con il colore, e facciamo così. Vado qui nelle gocce, devo farci praticamente un fiocchetto forbici. Tanto devo solo farvi vedere come si fa. Non voglio metterci precisione, più o meno così. Metto il fiocco di lato. Io non sono brava a fare i fiocchi, però se li faccio a capovolti mi vengono meglio. Quindi sono qui e vado a fare un fiocco. Mi vengono sempre a testa in giù, quindi ho imparato che lo faccio a testa in giù, così mi viene dritto. Ok, il fiocchetto andrà praticamente a chiudere la confezione e qui, se vogliamo, possiamo anche metterci un adesivo. Io questi qua li ho presi da Globeland nella scorsa collaborazione e possiamo mettere, che ne so,
questo magari, che mi richiama i pois. Happy birthday to you. Questo fiocco fa proprio schifo. Provo a farlo così, vediamo. Ecco, come vi dicevo, mi viene il contrario, però va bene. Aggiusterò poi, va bene così. In caso mettiamo la colla. Che ne dite? Deliziosa, vero? Bene, il tutorial è terminato. Io vi abbraccio e vi rimando al prossimo con Globeland. Un bacione, ciao!